Bentrovati a tutti con il nostro approfondimento politico curato da TVR Teleitalia 7 Gold. E questi titoli: alluvione, costituita commissione d'inchiesta, soccorso alluvionale, targa del Consiglio alla squadra SWRTT Swift Water Rescue. Acqua, conciliazione gratuita per gli utenti, i risultati 2023. Libri, presentato Firenze Lockdown di Gianni Vannucchi. Con voto unanime e palese è stata costituita martedì 21 maggio la commissione d'inchiesta sugli eventi alluvionali in Toscana di ottobre e novembre scorsi. Ne fanno parte tutti i gruppi politici, ad eccezione di Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto, Merito e Lealtà, che non hanno voluto farne parte. Eletta Presidente Elisa Tozzi, l'attuale Vicepresidente della Commissione Bilancio. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, ogni commissario è dotato di voto ponderato, corrispondente alla consistenza numerica del gruppo di appartenenza, ad eccezione del rappresentante del gruppo misto. Inizieremo già la prossima settimana a stabilire un calendario. Sicuramente una delle priorità è capire, anche alla luce delle polemiche di questi giorni, il lavoro della struttura commissariale, anche nella fase della ricostruzione. Questo credo che sia prioritario. Naturalmente, come ho detto prima, a questo si accompagna anche un'indagine approfondita sullo stato dell'arte del territorio, su come, diciamo, si è potuti arrivare, se ci sono delle cause, naturalmente, al di là di quelle che sono poi gli eventi meteorologici particolarmente, diciamo, forti che si sono abbattuti su questa regione. Però, ecco, per noi partire dalla struttura commissariale e dal lavoro che è stato fatto anche sulle risorse. Ci sono ancora tanti cittadini che oggi aspettano di avere delle risposte. È chiaro che la parte dei ristori economici assume un ruolo centrale, ma anche qui dobbiamo anche capire dove si riesce ad arrivare, chi è stato effettivamente ristorato, perché è chiaro che un'attività che ha subito danni ingenti, non solo materiali, ma anche di un fermo nella produzione, sono danni che sono anche inquantificabili. Quindi occorre, secondo me, fare un focus su questi aspetti. Quindi c'è una parte ambientale e una parte che invece riguarda più la parte organizzativa e di protezione civile e di lavoro della struttura commissariale. Il Partito Democratico storicamente si è sempre reso assolutamente disponibile all'apertura, ma soprattutto al buon funzionamento delle commissioni d'inchiesta. Io personalmente nella precedente legislatura ho fatto parte, ho portato avanti il lavoro da vicepresidente della commissione d'inchiesta sulle discariche poste sotto sequestro. Il Partito Democratico ha sicuramente questa opportunità di portare un contributo ai lavori di una commissione che ovviamente non abbiamo dubbi si svolgeranno in maniera ordinata, approfondita e corretta, e dunque sarà quella l'occasione anche per mettere in evidenza molti degli aspetti che hanno caratterizzato questo tema così rilevante, così importante e anche così doloroso per molti territori e per tante persone. L'auspicio ovviamente, ma non ci sono elementi che ci fanno pensare allo Stato che avvenga qualcosa di diverso e che non ci siano strumentalizzazioni o usi scorretti di questa commissione. Ecco, il Partito Democratico in tal caso ovviamente saprà anche reagire a questo tipo di storture che però, lo ripeto, al momento non sono all'ordine del giorno. Un ufficio di presidenza corretto, presidente dell'opposizione, vicepresidente della maggioranza, vicepresidente e segretario dell'opposizione, una commissione importante. Una commissione alla quale mi pregio di appartenere perché serve a fare chiarezza su quanto è accaduto e soprattutto su quanto è stato fatto, in modo da mettere in evidenza che l'operato della Regione e del Governatore sono stati ineccepibili. Io credo che alla fine del percorso tutto questo emergerà. Credo che la commissione, fortemente voluta da tutto il centrodestra, sia uno strumento utile a attenzionare una vicenda sulla quale abbiamo avuto a più riprese un dibattito anche in Consiglio regionale negli ultimi mesi del 2023, ma anche all'inizio del 2024, particolarmente acceso perché ci sono ovviamente anche visioni differenti. Lo stesso è successo a livello parlamentare, quindi credo che sia uno strumento utile a fare ulteriore chiarezza.
chiarezza, che chiaramente sarà concentrata in particolar modo sull'area fiorentina, che è stata sicuramente quella più colpita, o comunque del centro della Toscana, ma che ho a cuore di sottolineare anche in Versilia e sulla costa. I danni si sono sentiti e le richieste sono tante, tant'è vero che l'istituzione della commissione è allargata alle vicende non solo del 2 di novembre, ma anche quelle dal 29 ottobre al 1 di novembre, che fui io stesso a segnalare, in particolar modo proprio sulla costa a Torre del Lago, ma poi anche a Pisa e a Massa. Per quanto riguarda la questione legata agli aspetti economici, fermo restando le posizioni che il centrodestra e la Lega in particolare ha ribadito attraverso i propri parlamentari come Andrea Barabotti, come Elisa Montemagni e come altri, credo però che ci debba essere anche un approccio, come dire, di estrema razionalità, perché poi l'obiettivo deve essere quello, da una parte di verificare le procedure come si sono mosse e dall'altra parte di cercare anche di facilitare in qualche modo il lavoro per arrivare a ristorare chi oggettivamente ha ricevuto danni. Ho visto quello che ha dichiarato il Presidente Gianni, ovviamente non lo condividiamo, crediamo che le cose siano svolte in modo molto diverso, il Governo è stato estremamente attento e lo è tuttora, però la Commissione si è insediata oggi, sarà occasione per rispondere anche con gli atti su questi temi. Per l'impegno e la professionalità dimostrati nelle emergenze alluvionali, la squadra toscana Swift Water Rescue il 19 maggio scorso nel Palazzo del Pegaso di Firenze ha ricevuto dal Presidente dell'Assemblea Legislativa Toscana la targa del Consiglio regionale. Il Presidente ha sottolineato la serietà, la genuinità, la volontarietà con il quale la squadra si è presa cura del territorio e di tutti quelli che ne avessero necessità, sempre con la voglia di mettersi a disposizione degli altri ogni qualvolta ci fosse un'emergenza, mettendo anche a rischio la loro stessa vita, soprattutto durante il Covid. Il Presidente, ribadendo la professionalità e la preparazione della squadra, ha ricordato come l'istituzione, con il gesto simbolico della consegna della targa, voglia dare un riconoscimento alla squadra SWRTT. A riceverla il presidente Franco Chiozzi, che si è detto onorato di rappresentare l'associazione non tanto nei numeri ma nel cuore, nella determinazione, nella passione, nella professionalità, mettendo sempre al primo posto la sicurezza, la formazione e il desiderio di fare meglio e più per la propria collettività. Chiozzi ha espresso un ringraziamento particolare ad Alessandro Guarducci, funzionario della Protezione Civile, per aver creduto nella associazione e averla sostenuta. Guarducci ha sottolineato l'importanza per le associazioni di volontariato non solo di ricevere un sostegno in termini di fondi, ritenuti ovviamente essenziali, ma anche per quanto riguarda un sostegno psicologico, di avere persone che credono nel tuo operato. Beh, è una grandissima gioia, è un grandissimo onore. Ovviamente è un premio che premia tutto l'impegno di ogni singolo volontario. Che dire, sono giornate speciali, sono giornate che riempiono il cuore. Questo tipo di manifestazioni, che possono sembrare formali, in verità hanno un significato veramente molto sostanziale, perché è il percepire del riconoscimento di quello che abbiamo fatto finora e di quello che vorremmo fare. È solo l'inizio, come giustamente ha detto il presidente Antonio Mazzei. Acqua e contenziosi. Cresce il ricorso dei cittadini toscani alla conciliazione extragiudiziale, soprattutto per fatture e addebiti per perdite occulte a valle del contatore.
Lo rendono noto i tre soggetti a disposizione degli utenti: Difesa Civica Toscana, Autorità Idrica Toscana e Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, che hanno organizzato nel Palazzo del Pegaso a Firenze una tavola rotonda per presentare i dati dell'attività svolta nell'anno 2023. Il servizio di conciliazione, sempre gratuito, è lo strumento a disposizione degli utenti per attivare in caso di controversie o dissensi con il proprio fornitore idrico. AIT e ARERA sono i soggetti ai quali i cittadini possono rivolgersi. Questa mattina ospitiamo come difensore civico questa tavola rotonda sulla conciliazione nell'ambito del settore idrico. È un'attività per noi molto importante, servirà oggi per fare il punto sulla situazione, quali sono i dati, il procedimento. Il difensore civico attraverso i suoi funzionari svolge attività di mediazione all'interno dell'organismo di conciliazione per il servizio idrico toscano, e proprio ieri, in occasione della illustrazione della relazione annuale, abbiamo confermato per noi l'importanza di questa attività, di questo nostro impegno, confermando il nostro impegno nei confronti di IT. Anche i numeri sono soddisfacenti, perché su 153 richieste di conciliazione, 117 sono state quelle svolte dai funzionari del difensore civico, quindi con un esito del procedimento molto soddisfacente. Quindi sarà una bella occasione anche per ribadire il nostro impegno su questa attività. Oggi si illustra quella che è un'attività che ormai è entrata a pieno regime, che è quella del sistema della conciliazione, appunto, con un organismo appositamente creato in Toscana, gestito dall'Autorità Idrica Toscana insieme al difensore civico e ai gestori del servizio idrico integrato, e che consente a tutti gli utenti che hanno fatto reclamo per una qualsiasi motivazione, con un disservizio subito o un torto ritenuto tale dagli utenti e che non hanno avuto soddisfazione dai gestori, nelle risposte dei gestori, di poter avvalersi di questo strumento, che è anche tra l'altro obbligatorio prima di accedere poi alle vie legali, alle famose vie legali, quelli con ricorsi contenziosi e quant'altro. Quindi è uno strumento molto importante, soprattutto a tutela degli utenti, che serve anche per non ingolfare i nostri tribunali di pratiche che in genere si possono risolvere con un approccio più conciliativo. Il ricordo del lockdown e i primi momenti di ritorno alla normalità, con le uscite in strada permesse solo in caso con l'uso di mascherina e nel rispetto del distanziamento sociale, raccontato attraverso 60 scatti fotografici in bianco e nero, che mostrano una Firenze deserta, quasi surreale, e poi le persone che piano piano tornano protagoniste della scena. Questo, in estrema sintesi, il contenuto di Firenze Lockdown, il libro che raccoglie il lavoro fotografico di Gianni Vannucchi, svolto all'epoca della pandemia e che è stato presentato nelle scorse settimane nella Sala Fanfani del Palazzo del Pegaso a Firenze. Il lavoro che ha fatto Vannucchi su Firenze durante il lockdown è un colpo al cuore, perché chi l'ha potuta vivere in quei momenti egoisticamente anche si è trovato anche inebriato da tanta bellezza, però ci ricorda il momento di una città, di una comunità ferita, in difficoltà, disorientata, spaventata, e quella desolazione, il bianco e nero che lui ha scelto, sono davvero un modo per descrivere bene i sentimenti che aveva anche chi attraversava quegli spazi magnifici, così belli, ma anche inquietanti, no? Perché erano il segno di un messaggio di preoccupazione, di un momento di difficoltà. Io lo ringrazio, perché io vivo quelle sensazioni, e vedere le sue foto oggi me le ha ricordate molto vividamente, ecco. Quindi complimenti, un bellissimo lavoro. Il libro nasce durante il periodo del lockdown, che ci ha visto purtroppo protagonisti di questo periodo. La mia passione per la fotografia, abbinata alla possibilità di poter girare per Firenze in quel periodo, mi ha fatto scoprire una Firenze inedita, cioè una Firenze in cui all'improvviso sembrava magicamente fosse sparito tutto il turismo, tutti i cittadini, completamente vuota.
E quindi con la macchina fotografica sono riuscito a scoprire anche luoghi completamente vuoti che mi hanno praticamente emozionato, perché sembrava a un certo punto che la città fosse tutta per me, cioè che io viaggiassi per Ponte Vecchio e fosse tutto mio, Piazza della Signoria fosse tutta mia. E quindi questo mi ha, con la macchina fotografica mi ha permesso di immortalare questo evento che speriamo non sia più ripetibile. E lo stesso poi nello sviluppo del riaprire, del ritornare alla normalità, le persone che piano piano si sono riappropriate della loro autonomia, del poter circolare tranquillamente, e specialmente nei primi giorni di riapertura che si circolava con le mascherine, non si vedeva più gli sguardi delle persone perché coperte le mascherine, ma erano nei loro occhi che si andava a cercare quello che emozionava o meno il riessere tutti insieme, il poter comunicare tutti insieme. Si chiude qui il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica da parte di TVR Teleitalia 7 Gold. Grazie per averci seguito. Ci vediamo la prossima settimana.